Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Un cordiale saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio, al microfono, Natascia, alla parte tecnica e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne. Anche a Pescara gli studenti delle scuole superiori hanno protestato contro il provvedimento del governo La Buona Scuola. Nel giorno in cui manifestazioni analoghe si sono svolte in decine di città italiane, circa 150 ragazzi hanno sfilato per le vie del capoluogo adriatico tra cori, striscioni e slogan contro l'esecutivo e per una scuola migliore. Ancora non risolti i problemi legati alle rotture delle tubature dell'acqua in Abruzzo. Il caso più grave è quello dell'adduttrice Tavo Nord, danneggiata da un movimento franoso a Castiglione Messer Raimondo. Gli addetti ai lavori sono da più di un giorno impegnati a sostituire e spostare circa 300 metri di condotte, perché l'area su cui si trova prima è ormai compromessa. Circa 30.000 gli utenti interessati dai disservizi dovuti al guasto in questione nei comuni di Città Sant'Angelo, Elice, Atri, Castilenti. Le operazioni stanno andando avanti ad oltranza. E nella serata di ieri sono state avviate le operazioni di reimmissione e gli utenti hanno finalmente riavuto l'acqua. Nei comuni senza acqua gruppi di volontari si sono organizzati per fornire assistenza alla popolazione. La Croce Rossa Italiana di Silvi e di Atri, ad esempio, fino al cessare dell'emergenza distribuirà acqua potabile ai cittadini delle aree interessate dai disservizi. Restano chiuse le scuole in molti dei comuni interessati dalla carenza d'acqua, tra cui Città Sant'Angelo, per quanto riguarda il centro storico, Penne, Atri ed Elice. E a causa dell'interruzione della fornitura d'acqua potabile in alcune zone di Montesilvano per la rottura di una conduttura principale di adduzione, che secondo quanto comunicato dall'ACA persisterà anche oggi e domani, il sindaco Maragno ha disposto la sospensione delle attività didattiche in alcune scuole. Nello specifico, la sospensione riguarda la giornata di oggi per i plessi scolastici di Montesilvano Colle e Collemare dell'Istituto Comprensivo Ignazio Silone. Sospesa anche l'attività didattica della scuola dell'infanzia di Via Vestina, denominata Saline, dell'Istituto Comprensivo Rodari. Cambiamo argomento. Il cacao restituisce brillantezza al cervello degli anziani. La scoperta, celebrata dalla più importante rivista sulla nutrizione negli Stati Uniti, l'American Journal of Clinical Nutrition, è una ricerca del professor Giovan Battista Desideri, docente dell'Università dell'Aquila e direttore del reparto di geriatria dell'ospedale di Avezzano, che già nel 2012 aveva pubblicato uno studio sui benefici effetti del cacao sulle funzioni cognitive di pazienti con Alzheimer. Oggi si riunirà il Consiglio Comunale di Pescara. Questi sono i punti all'ordine del giorno. Adesione all'ufficio territoriale per la ricostruzione dell'area omogenea, variante al piano regolatore con revisione delle schede sul patrimonio storico e architettonico, recesso dal consorzio per lo sviluppo industriale dell'area Chieti, sdemanializzazione, quindi non più proprietà pubblica per vendita delle aree dell'area comunale che costituisce porzione dell'ex tracciato stradale di via Sant'Andrea, modifica delle scadenze e delle modalità di versamento del tributo per quanto riguarda la Tari, servizio raccolta e smaltimento rifiuti, approvazione del piano finanziario e determinazione delle tariffe per il 2015 per quanto riguarda Tari, Tasi ed IMU. Ieri il Consiglio Comunale di Montesilvano ha approvato all'unanimità la modifica al regolamento del mercatino ittico, inclusi nel bando per l'assegnazione dei 10 box pescatori con imbarcazioni registrate nella Capitaneria di Porto di Pescara, ma con iscrizione della barca non necessariamente a Montesilvano.
In consiglio verrà emanato inoltre sugli immobili PEP un nuovo bando con scadenza a 90 giorni, durante i quali il dirigente del Comune di Montesilvano all'urbanistica parteciperà ad incontri con amministratori condominiali o cittadini che volessero chiarimenti su questo argomento. E sempre nel Consiglio Comunale di Montesilvano, due mozioni presentate dal Movimento 5 Stelle sono state approvate. La prima anticipa dalle 18 alle 15 l'orario di conferimento dei rifiuti, cioè l'orario in cui si possono buttare i rifiuti per quanto riguarda il periodo invernale. Con la seconda mozione, invece, il Consiglio Comunale di Montesilvano ha approvato la sottoscrizione di un protocollo d'intesa fra il Comune di Montesilvano e l'Università di Chieti Pescara per una mobilità sostenibile. In pratica, l'Università farà alcuni studi che precederanno il PUT, cioè il piano urbano del traffico, che entro 2 anni dovrà rimettere agli uffici tecnici comunali. Seconda riunione mercoledì scorso per il Forum Giovani al Comune di Montesilvano. Molte le proposte presentate, dalla donazione di libri alla biblioteca comunale in favore di famiglie bisognose da parte di giovani universitari che hanno già sostenuto i loro esami, all'ideazione di un questionario da somministrare agli utenti della biblioteca Agostinoni per migliorarne i servizi. Proposto anche un evento all'interno dei giardinetti pubblici dove far esprimere i talenti creativi e musicali dei giovani di Montesilvano. I ragazzi hanno ideato una pagina Facebook dedicata al forum, dal titolo Giovani per Montesilvano, nata per esporre problemi, progetti e idee innovative per il territorio. E c'è ancora quasi un mese di tempo per partecipare alla 7ª edizione del Festival del Documentario d'Abruzzo, premio internazionale Emilio Lopez, che si svolgerà a Pescara, all'Aurum, nella Sala Tosti, nei giorni giovedì 2, venerdì 3 e sabato 4 e domenica 5 luglio. Le domande devono giungere entro venerdì 10 aprile, farà fede il timbro postale. La richiesta di partecipazione al concorso dovrà essere inviata compilando la scheda ufficiale di iscrizione, che si può scaricare sul sito del festival www.abruzzodocfest.org. Ripetiamo, www.abruzzodocfest.org, ma anche sul sito dell'associazione ACMA, www.webacma.it. Ripetiamo, www.webacma.it. L'Unione dei Giuristi Cattolici Italiani, per quanto riguarda la sezione di Pescara e l'Arcidiocesi di Pescara Penne, organizzano il convegno dal titolo Le sfide della famiglia nel contesto sinodale, che si terrà oggi alle 16.30 nella sala convegni dell'Auditorium Vittoria Colonna in via Lungomare Matteotti 131 a Pescara. Ci saranno Patrick Vadrini, docente ordinario di norme generali del diritto canonico nell'Institutum Utriusque Iuris, presso la Pontificia Università Lateranense, Manuel Jesus Arova Conde, preside dell'Istituto Mudriusque e Iuris della Pontificia Università Lateranense e docente ordinario di diritto processuale canonico, e Sua Eminenza il Cardinale Francesco Cocco Palmerio, presidente del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, oltre a Sua Eccellenza Monsignore Tommaso Valentinetti, arcivescovo di Pescara Penne. E nella chiesa cattedrale di San Cetteo a Pescara cominceranno oggi le 24 ore per il Signore. Alle 18 di oggi ci sarà la Santa Messa, poi dalle 21 la celebrazione penitenziale presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Tommaso Valentinetti, arcivescovo di Pescara Penne, con tutte le parrocchie della città, poi la Via Crucis, e sabato, cioè domani, dalle ore 9 l'adorazione eucaristica e le confessioni, dalle 17 alle 17 il Santo Rosario meditato e alle 18 la Santa Messa vespertina. Oggi, venerdì 13 marzo, la Chiesa consente la commemorazione di San Rodrigo Cordova, sacerdote e martire.
E siamo alle previsioni del tempo. Oggi su Pescara e provincia si prevedono sulla costa cielo parzialmente nuvoloso al mattino e sereno nel resto della giornata, con temperature da 4 a 12 gradi e venti moderati. E nelle zone interne cielo sereno con temperature da 4 a 10 gradi e venti moderati. Il mare è previsto mosso. Era l'ultima notizia per questa edizione del nostro notiziario. Da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia alla parte tecnica e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne. Grazie e a risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica.